Dopo aver realizzato il video sulle 10 auto diesel più affidabili sulle 5.000 euro, tra l'altro il video è stato molto apprezzato, molti di voi mi hanno chiesto di realizzare lo stesso video però sulle auto a GPL. Ormai per via delle varie restrizioni il GPL è sempre più scelto. In questo video selezioneremo 10 auto affidabili a GPL. Anche se, come nell'altro video, non troveremo proprio le auto sulle 5.000 euro, perché molti caricano il prezzo, non so, ad esempio mettono un'auto a 5.500 euro e magari dopo le varie negoziazioni arrotondano a 5.000 euro. Ok, basta chiacchiere perché è il momento di mostrarvi le 10 auto che ho selezionato per voi. Ed eccoci qui su Auto Scout. Vi ho risparmiato la lunga ricerca, l'ho fatta io per voi e ho selezionato le 10 auto a GPL più affidabili. Iniziamo dalla Lancia Y, una bella italiana con un motore 1200 Fire affidabilissimo, 69 cavalli. Questa qui a 193.000 km. Magari con qualche centinaia d'euro in più riuscirete a trovare qualche Lancia Y con meno chilometri. Questa è del 2014 e quindi bisogna sapere che quando un'auto GPL, il suo impianto raggiunge i 10 anni, bisogna stare attenti, perché quando stiamo cercando un'auto GPL è importante controllare la revisione della bombola, che scade ogni 10 anni, e quindi sarebbe opportuno acquistare un'auto già con la revisione e la sostituzione della bombola. Non fatevi convincere dal prezzo più basso, magari spendete qualcosina in più per un'auto però che abbia già sostituito la bombola. Quindi quando trovate un'auto a GPL che ha più di 10 anni e su questo prezzo super giù troveremo delle auto che hanno 10, 11, 12 anni, è importante tenere presente che se risparmiate dovete comunque andare incontro a questo costo e quindi alla sostituzione della bombola, e secondo me è meglio trovare un'auto che abbia già sostituito la bombola e quindi risparmierete questi soldi. Allora, la seconda auto è la Fiat Panda 1200. Anche questa è una bella auto con un bel motore. Ovviamente anche la Panda monta il Fire e conosciamo l'affidabilità del Fire. In questa lista non poteva mancare una delle auto più amate dagli italiani, il Pandino. Ok, passiamo alla terza auto. Prima di parlarvi della terza auto vi invito a iscrivervi al canale, perché molti di voi guardano i video però purtroppo non sono iscritti. Per voi è un piccolo gesto, ma per noi è molto importante. Ringrazio chi lo farà. Ed ecco la terza auto. Non poteva mancare un'auto giapponese e una dei più grandi marchi al mondo, la Toyota, con la sua Yaris 1000. L'unica pecca, almeno per alcuni, è che questa è a tre cilindri, e so già che molti di voi odiano i tre cilindri perché si pensa che il motore a benzina comunque ha meno coppia e quindi quel cilindro in meno, quel motore zoppo, magari ha meno potenza, e sappiamo che comunque l'impianto a GPL assorbe un po' di potenza e che comunque vanno sotto sforzo, soprattutto nelle salite quando accendiamo l'aria condizionata. Comunque, per gli amanti dei quattro cilindri, le auto che vi ho mostrato prima, sia la Fiat Panda che la Lancia Y, sono a quattro cilindri. Questa l'ho trovata a 5.950, giusto al limite del nostro budget, però vi ripeto, magari contrattando il prezzo scenderà sicuramente. Passiamo alla quarta auto, la Ford Fiesta con il motore 1400 a quattro cilindri. Attenzione, non è quella con la cinghia a bagno d'olio. Quinta auto, la Dacia Sandero, la 1200, anche questa è a 4 cilindri e comunque un ottimo motore della Renault. Al sesto posto l'Honda Jazz, un'altra giapponese, con il motore 1200 iVTEC. A proposito, ragazzi, se qualcuno di voi è stato proprietario di una di queste auto citate, ci può scrivere nei commenti
la sua esperienza sarebbe molto importante, soprattutto per chi è intenzionato ad acquistare una di queste auto. Al settimo posto un'altra italiana, qui saliamo un po' di categoria, l'Alfa Romeo Giulietta. Il motore 1.4T, 120 cavalli, quindi qui non vi potete lamentare per quanto riguarda la potenza. All'ottavo posto un'auto forse meno commerciale, la Hyundai i20, con il motore 1.2, abbastanza robusto il motore coreano. A proposito ragazzi, io vi consiglio di acquistare sempre auto che magari siano uscite già dalla fabbrica con impianto GPL, meglio evitare quelle aftermarket perché non sappiamo da chi è stato montato. Questo è un altro suggerimento che vi consiglio di darvi, soprattutto con queste auto che sono un po' più delicate, soprattutto quando viene montato l'impianto GPL. Comunque la Hyundai i20 appartiene a quelle auto meno commerciali in confronto a una Fiat Panda e quindi si trova a un buon prezzo. Nono posto un'altra coreana, la Kia Ceed, con il motore 1.4. Le Kia si vedono poco dal meccanico proprio perché hanno dei motori molto robusti. E infine al decimo posto, beh, non poteva mancare la Fiat Punto, con il motore 1.4, 8 valvole, è un Fire, 4 cilindri. Questi motori, se sono trattati bene, ma questo vale un po' per tutte le auto, danno soddisfazione. Se avete qualche altra auto da proporre su questo prezzo, scrivetelo nei commenti, perché dopo aver visto il video molte persone guardano i commenti e quindi aiuterete chi cerca un'auto su questo prezzo. Se avete apprezzato questo video e non siete ancora iscritti, non dimenticate di farlo, non dimenticate di lasciare un bel like e che dirvi, non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo video su YouTube. Ciao a tutti!